Hotline permette anche di rispondere a domande tipo: esiste un nesso di causalità tra l'esposizione a una determinata sostanza chimica oppure all'aver lavorato in uno specifico comparto lavorativo e l'insorgenza di una neoplasia? In questo caso utilizzeremo la ricerca per organo bersaglio. Matline propone una tendina con l'elenco degli organi bersaglio considerati. Selezioniamo quello di nostro interesse, ad esempio il polmone, e cliccando su ricerca agente otterremo l'elenco delle sostanze per cui c'è un'evidenza sufficiente di associazione tra l'esposizione a questa sostanza e l'insorgenza del tumore del polmone. In questo caso la lavatrice restituisce 81 corrispondenze. All'inizio ci sono gli agenti con evidenza sufficiente, al fondo dell'elenco gli agenti con evidenza limitata. Facciamo a titolo esemplificativo vedere come all'interno di ognuna di queste schede, per esempio il cadmio, otteniamo nel campo organo bersaglio l'elenco degli organi bersaglio con evidenza sufficiente e con evidenza limitata. E ovviamente tra quelli con evidenza sufficiente ritroviamo il polmone. Facciamo un passo indietro e vediamo che sempre la ricerca per organo bersaglio mi dà l'opportunità di ottenere l'elenco delle lavorazioni in cui possono essere presenti sostanze cancerogene in grado di produrre il tumore del polmone. Quindi, sempre lasciando il polmone nella selezione dell'organo bersaglio, clicchiamo questa volta su ricerca lavorazione e otteniamo l'elenco delle lavorazioni in cui può essere presente una sostanza in grado di produrre il tumore del polmone. In questo caso ho 151 corrispondenze. La funzione organo bersaglio può essere utile per ipotizzare un nesso di causalità tra l'esposizione a una sostanza cancerogena e l'insorgenza di una specifica patologia neoplastica. Teniamo sempre presente che l'associazione lavorazione agente si basa su dati di letteratura scientifica.